Vedi, mamma Adriana, ti ho detto che non dovevi chiamarmi lui quando non sapevi di che sesso ero. Ora non ti lamentare se sono mascolina. Nicoletta, forse dovremmo chiedere a mamma Adriana se ti chiamava lui era perché forse voleva un lui. E se voleva un lui e la bimba tu l'hai percepito, pur di essere accettata da tua madre, potresti aver fatto di tutto, quindi organizzato il tuo corpo esattamente come Jonathan l'ha fatto diventare grasso. Per prepararsi all'ambiente circostante, tu l'hai fatto diventare mascolino per prepararsi a un ambiente in cui la mamma voleva un maschio. È sempre lì il discorso, eh? Cioè, ricordatevi, gli ultimi 6 mesi di gestazione plasmano il corpo e la mente in base all'ambiente che ci sarà fuori. Se trovate un ambiente ostile, quindi se vi rendete conto, ad esempio, che fuori è l'ambiente, che fuori l'ambiente è ostile. Che ne so, magari il papà picchia la mamma, o ci sono sempre litigi, guerriglie interne, cose varie. Il bimbo uscirà un guerriero, uscirà grande, grosso e massiccio. Infatti, voi notate, poi provate a chiedere alle persone grandi e grosse, quelle proprio nate grandi, cioè sai, gli armadi, no? Dici, minchia, è un armadio questo. Ecco, chiedetegli come era l'ambiente in cui, è vissuto nella pancia, cioè che cosa accadeva fuori. Quando lui stava nella pancia, e spesso e volentieri trovate padre che menava la madre, oppure madre che era incazzata nera e menava gli altri fratelli, qualcosa del genere. C'è sempre qualche tipo di violenza per cui dice: ah sì, il mondo in cui vengo è uno dove me mena, aspetta che mo divento grande e grosso, tempo 5 anni, sono più grande di te, così voglio vedere come me meni. E questo è il principio del bambino, eh? È abbastanza semplice come principio. Quindi se voi vedete come, qual era l'ambiente in cui ha vissuto la madre, quindi voi nella gestazione, capirete perché siete nati così. Se era un ambiente di carestia, sarete grassi, se era un ambiente di non accettazione, che volevano i maschi, sarete mascolini, o se volevate femmine, sarete femmine, eccetera. Rosanna, una domanda che mi è appena arrivata: perché ho il seno piccolissimo? C'entra qualcosa con qualche trauma pregresso? Boh, dipende. Potrebbe anche essere che tua mamma volesse un maschio, o potrebbe essere che ti hanno fatto pesare la sessualità. Ad esempio, da piccola te l'hanno repressa. Che ne so, un ambiente in cui hai vergogna, quindi ti mettono la vergogna e ti legano in qualche maniera le tette grosse a qualcosa di vergognoso, tu dici: ah sì, allora me le tengo piccole, ok? A meno che non abbia fatto danza, per esempio, e ti abbiano imbottito di ormoni. In quel caso pure le danzatrici spesso e volentieri ce l'hanno piccole perché devono averle piccole, non si sa perché. In più prendono anche prodotti per questo a volte. Quindi devi sempre vedere il contesto. Probabilmente ci sarà un motivo.